Si è parlato molto nei giorni passati di una possibile cessione di Rugani, soprattutto in Inghilterra, tra Arsenal, Wolverhampton e compagnia cantante. Solo che poi, alla fine della fiera, come è spesso capitato anche in passato, nulla di fatto, in sostanza, e Daniele Rugani è rimasto alla Juventus. Solo che nelle ultime ore si è parlato di un importante interessamento da parte della Roma proprio per Danielino. E questa volta, a differenza di altre volte, il giocatore ha dato l'ok. La Juventus sembra disposta a dare Rugani via, quindi questa forse potrebbe anche essere la volta buona. Al momento non si parla di una cessione a titolo definitivo, ma si parla di un prestito con riscatto. Alcuni riportano diritto, altri riportano obbligo, però in sostanza il giocatore, nel caso non verrà ceduto a titolo definitivo in questa stagione, bensì nel caso nella prossima. Solo che poi di conseguenza sorgono anche degli interrogativi. Vale veramente la pena cedere Rugani in questa sessione di mercato? E questa riflessione sicuramente non è dovuta al mio amore nei confronti di Rugani, anche perché sapete benissimo come la penso su di lui, quindi onestamente a me una sua cessione sulla carta non farebbe né caldo né freddo. Ma perché dico questo? Semplicemente per lo stesso motivo che ho già detto diverse volte in video passati riguardo i difensori centrali. Considerando la situazione di Chiellini, vale la pena rischiare di rimanere a volte nell'arco della stagione con solamente tre difensori centrali, diciamo, disponibili, sperando poi ovviamente che gli altri tre garantiscano sempre nell'arco di tutta la stagione una certa garanzia a livello di integrità fisica? Però quello che voglio dire io è proprio questo: conoscendo la situazione di Chiellini, rimanere con quattro difensori centrali, o come ho detto già altre volte, in questo caso 3 più 1, a volte ti potrebbe anche portare dei problemi. Ovviamente speriamo tutti quanti di no, però alla fine, ragazzi, Chiellini è da 2 anni che ogni 2x3 ha sto problema al polpaccio che lo tiene fuori per settimane, quindi sono considerazioni che comunque uno deve anche fare, nel senso, no? Considerazioni che comunque senza dubbio avrà fatto anche la dirigenza. Magari, non lo so, pensando di poter richiamare Romero, probabilmente hanno tenuto anche in considerazione il fatto che in caso di estrema urgenza anche Merchan potrebbe essere impiegato come difensore centrale, e speriamo ovviamente che questo non accada mai. Però diciamo che quantomeno per quanto mi riguarda questa qui potrebbe essere una riflessione parecchio interessante, quindi anche voi tra i commenti scrivetemi se siete favorevoli o meno ad una cessione di Rugani, ad una partenza di Rugani, meglio dire, o se voi magari terreste tutti e 5 i difensori centrali, così anche in caso di problemi per Chiellini, che si potrebbero a volte, forse, speriamo di no, comunque anche ripetere nel corso della stagione, sai che comunque hai 4 difensori centrali. O se magari anche a voi tutto sommato non dispiacerebbe una partenza di Rugani con 4 difensori centrali, e in caso, forse, a volte usare sporadicamente anche Merchan come difensore centrale. Però detto ciò, vedremo, perché comunque molto spesso Rugani è stato molto vicino a determinate squadre, solo che poi alla fine della fiera non si è fatto niente. E sono curioso di vedere anche a cosa porterà questa partenza, se magari verrà richiamato Romero come ho detto prima, se magari questa partenza serve in qualche modo anche per racimolare qualche soldo per poi puntare in altri reparti o comunque semplicemente in altri giocatori. Detto ciò, niente, fatemi sapere la vostra con un commento. Io vi mando un grosso abbraccio e, tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve! We'll be right back.